Buonasera, Roberto Ghinzari, TG1, Rai Radio Televisione Italiana. Presidente, come abbiamo anche sentito, lei ha mantenuto questo appuntamento nonostante i tanti Lube impegni. Questa sera ci sarà un CDM sulla manovra. tu Ne approfitto, tra l'altro, se ci dirà anche qualche cosa su questo, a proposito se ci saranno più soldi in busta paga dei lavoratori o è soddisfatto la lotta all'evasione. Questo ovviamente lo dobbiamo anche a chi ci ascolta, ma è qui per sostenere il processo di integrazione dell'Albania in Unione Europea. Su questo immagino appunto si impegnerà anche nel prossimo Consiglio Europeo e potremo sapere appunto in che modo per sostenere appunto l'aspirazione dell'Albania su questo processo. E ne approfitto, chiedo anche alla Premier Rama, visto che siamo in tempi di Brexit, diciamo c'è chi vuole uscire dall'Europa, voi volete entrare, ecco che cosa vi aspettate da questa Europa come Albania? Grazie. Allora, in omaggio ovviamente al paese che ci ospita, rispondo alla domanda per quanto riguarda l'argomento dell'Unione Europea. L'ho già detto, l'Italia adesso c'è Maqedonia e Veriut në këtë qast kanë arritur të drejtën për të marrë pjesë në negociata për integrimin në Bashkimin Evropian. Ne do të luftojmë për këtë gjë, pavarësisht lajmeve të momentit të fundit. Kuptoj që ka shumë vështirësi për të përfshirë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian në këtë perspektivë, por neve nuk heqim dorë, do të vazhdojmë të punojmë për të. Unë personalisht do të punoj në këtë drejtim me drejtuesit e tjerë evropian. Përse për